In un momento storico in cui la crisi non è solo economica, ma anche legata a una perdita della capacità di pensare, di fare e di investire sulla formazione, il comparto ceramico della regione Emilia-Romagna inverte la rotta con la nascita dell'Istituto Tecnico Superiore Tonito Emiliani per tecnico superiore per la progettazione e prototipazione di manufatti ceramici con sede in Faenza. Nato dunque questo nuovo progetto, di che cosa si tratta? Si tratta di un corso, diciamo, post-secondario che si inserisce in quelli che a livello europeo sono definiti gli short cycles, cioè sono dei percorsi relativamente brevi se confrontati con i 5 anni di un percorso universitario o con i 3 anni di un percorso di primo livello universitario e in questo caso con una forte componente pratica. Mi piacerebbe usare il termine tedesco. I tedeschi chiamano queste scuole Fachhochschulen, cioè scuole di settore alte. Nel concreto, come funzionano questi corsi? Nel concreto sono corsi che hanno un certo numero di ore di aula, un certo numero di ore di laboratorio e un periodo molto importante, che di solito si colloca verso la fine dell'anno accademico, in cui gli studenti vanno nelle industrie. Ecco, e questo andare nell'industria però non è un andare allo sbaraglio. Le industrie sono degli attori in questo processo, cioè non è che l'industria prenda passivamente questo studente, c'è un concerto, c'è diciamo, un accordo, addirittura l'industria sottoscrive un accordo formativo. Ecco. E questa è una cosa molto importante, questa è un'esperienza che nel nostro mondo, nel mondo del design, è molto importante, molto diffusa, e si vede che l'industria ha un grande interesse a questo tipo di stage, perché in questo modo vede crescere la sua risorsa umana. Cioè non è che si trova davanti a una persona, tra virgolette, già confezionata, no? E deve un po' fidarsi dell'ente che l'ha prodotta. No. Partecipa, è un attore, è un formatore, anche il tessuto industriale ha dei compiti di formazione. Chi può accedere e come? Può accedere qualunque studente che si sia dotato di una maturità. Non c'è una particolare selezione nei confronti del tipo di maturità, però ovviamente è importante e già molti studenti ci hanno chiesto: ma cosa devo studiare per superare il test d'ingresso? Ecco, senz'altro documentarsi sul design e quindi leggere quello che c'è di Munari o di Bernard Burdek. Il testo che ha pubblicato anche in italiano ed è uno dei testi più importanti, ma anche per esempio quelle nozioni, ripassare quelle nozioni fondamentali di chimica e di fisica che si impartiscono in tutte le scuole secondarie e naturalmente anche sbirciare un pochino sui libri di storia dell'arte. E invece per informarsi su questi corsi e prendere contatto con voi? C'è il sito che basta digitare su un motore di ricerca Fondazione FITSTIC, FITSIC, praticamente si accede ad una home page dove sono descritti sia il corso di comunicazione, che è quello che è terminato poco tempo fa e che probabilmente sarà reiterato, e questo che invece sta per nascere. E poi naturalmente si può senz'altro chiedere qualche informazione
alla fondazione stessa, quindi sul sito si trovano i recapiti per la posta elettronica, eccetera. Francesca Diletta per Faenza Web TV.